Salve, benvenuti sul canale Pratiche Sartoriali alla Moda. Vi ricordiamo che i nostri video escono 3 volte a settimana. Oggi sono qui con voi per farvi vedere la recensione di questo completo che sto indossando. Sono i due capi che abbiamo fatto nel mese di gennaio nel nostro club. Oggi ho deciso di farvi la recensione proprio per farvi capire e farvi vedere anche a voi cosa stiamo facendo nel nostro club. Per il mese di gennaio abbiamo deciso di fare questa gonna leggermente svasata in ecopelle e questo maglioncino con la manica leggermente a sbuffo. È una manica che è una via di mezzo tra la manica vera e propria a sbuffo e tra la manica classica, quindi non è la manica rialzata, ma è leggermente a sbuffo. Per tutta la durata del mese di gennaio abbiamo lavorato a questi bellissimi capi e vi ho fatto vedere dalla A alla Z come confezionare, partendo dalla modellistica del carpottamodello, trasformandolo in quello che sono i capi già indossati. La blusa è una chiusura a portafoglio davanti che finisce nel fianco. Come vedete non ha le pince, abbiamo modellato e tolto tutte le pince, ma nonostante ciò non è diventato un capo oversize. Come fare questo tipo di modellistica, appunto, lo abbiamo fatto vedere nel club, come anche tutta la confezione. Sono veramente felice del nuovo completo che sto indossando, mi sento veramente molto bene. Ovviamente l'unica cosa è che per la gonna un maglione come il mio, cioè la blusa, il maglioncino che sto indossando, dovrebbe essere leggermente più corto, ma siccome penso di indossarlo anche con altri capi che ho nell'armadio, ho deciso di lasciare comunque questa lunghezza, perché per la gonna ho diverse bluse e camicette da abbinare, invece il maglioncino lo vorrei abbinare anche a diversi pantaloni e jeans che ho. Quindi la lunghezza in realtà è un po' più lunga, ma l'ho un po' appunto girato per farvi vedere come sta, insomma, indossato, anche perché volevo farvi vedere l'abbinamento insieme. Niente, altro da dire da come si presenta indossato. Non ho la gonna, è a 3 teli davanti e il dietro è una gonna classica con le pince, non ha nulla di particolare, è leggermente svasata, ha la cerniera nel fianco, ma tra poco ci spostiamo sul tavolo di lavoro e ve la faccio vedere bene. È anche foderata la gonna, quindi insomma è stata fatta vedere la confezione di una gonna senza cinturino, perché in vita, come vedete, non abbiamo il cinturino, abbiamo una gonna fatta con la paramontura e ho fatto vedere insomma tutta la tecnologia della confezione. Bene, per quanto riguarda i capi indossati, li avete visti, ora ci spostiamo al tavolo di lavoro che vi faccio vedere come si presentano dal rovescio. Eccoci ragazzi sul tavolo di lavoro. Questi sono i miei capi che mi avete appena visto indossare. Questa è la blusa e questa è la gonna. Iniziamo dalla gonna. Metto un po' via la blusa. La gonna in realtà di particolare non ha nulla, ragazzi, nel senso ho scelto una gonna basica perché mi serviva, perché comunque farebbe parte del guardaroba base di una donna, quello universale. Le ecopelle sapete che è una tendenza in questo momento, già da un po' di tempo, quindi la volevo così. L'ho voluta più semplice possibile da poterla poi abbinare a diverse camicette e bluse che ho nell'armadio. Davanti, invece che fare le classiche pleats, ho scelto di fare queste, di dividerla in 3 teli. Ah, vedete questa cucitura di sia rinforzo, ribattitura, come volete chiamarla, ma anche di bellezza perché è stato usato il filo fatto apposta. Sulla parte sinistra ho lasciato uno spacco, non l'ho fatto su tutte e due, volevo solo da una parte. In realtà, se uno vuole andare a stravolgere questo modello, qui potrebbe utilizzare una cerniera in metallo, far sì che si apra da entrambi le parti e qua sotto fare lo spacco con la cerniera, cioè aprendo la cerniera e lasciando tanto aperto quanto si vuole. Si può variare in tanti modi. Io invece l'ho scelta semplice, davanti così, dietro è semplicissima, con le pince in vita, il taglio sul dietro e leggermente svasata sull'orlo. È una linea ad A, non è una gonna svasata, avete visto come sta addosso. E basta. Ah, e l'orlo l'ho lasciato vivo perché lo volevo così. Non l'ho rifinito proprio perché lo vedevo come, cioè questa gonna l'ho voluta così.
con l'orlo vivo, perché qui la paramontura secondo me avrebbe appesantito quello che è il modello, ma questo secondo me poi uno può fare quello che vuole. La cerniera in vita non abbiamo cinturino, come vi ho appunto detto, e adesso vi faccio vedere come si presenta. La cerniera è invisibile sul fianco sinistro e all'interno, adesso ve la giro perché è foderata la gonna, e all'interno è stata rifinita così. Guardate qui, questa è la nostra gonna. Al posto del cinturino abbiamo usato una paramontura rinforzata che fa da cinturino, e come vedete la vita non cederà mai, perché qui c'è stata fatta una tecnica fatta apposta in modo tale che le gonne come queste senza cinturino non cedano mai in vita. Questo è il mio spacco, vedete che è tutto chiuso, rifinito. All'interno, come vedete, non abbiamo usato il tagliacuci per rifinire il margine. Intanto l'ecopelle non ne ha bisogno, ma non si fa neanche, perché quando voi comunque dovete andare a stirare i margini per aprirli, si stampano sul dritto ed è brutto da vedere. Quindi non usate mai la tagliacuci per rifinire i margini interni, anche se doveste fare la gonna non foderata. Non si usano mai, è un errore che potete fare quello. Niente, altro di particolare non c'è, vi ho fatto vedere insomma come è stata rifinita dall'interno, come si presenta dal dritto e anche come si presenta indossata. È una bellissima gonna che sono sicura sfrutterò tanto, soprattutto adesso con l'arrivo della primavera, con diversi blazer, con diverse camicette, cioè, la posso abbinare a tante cose perché è nera, e quindi il nero è abbinabile a qualsiasi cosa nel nostro guardaroba. Ecco perché è una gonna universale questa qui. Per quanto riguarda la gonna vi ho detto tutto, vi ho detto anche come potete stravolgere il modello. Ora parliamo della nostra blusa. È una blusa con le maniche a sbuffo, come vi ho appunto detto non ha le pains, ha questa chiusura a portafoglio sul davanti. In realtà come rifiniture non c'è nulla di particolare, ho rifinito tutto con la tagliacuci perché uno non mi bastava il tessuto, perché qui ho usato un pezzo di tessuto che avevo da tanto tempo nel mio armadio dei tessuti, lo volevo assolutamente visto che questo colore va tanto di moda quest'anno, e quindi ho utilizzato quello che avevo come pezzo di tessuto, e per le paramonture come ho voluto fare sul davanti non mi bastava. Però qui si tratta di una rifinitura basica a tagliacuci, la manica è a sbuffo ed è una manica ristretta sul polsino, vedete quanto è piccolo il polso, tanto è che per restringere così si usa fare questo tipo di pains, e ho fatto vedere nella modellistica come si fa, oltre a togliere le pains che ci sono in vita e quella del seno, e comunque che rimanga una blusa e non diventi una roba oversize. È una modellistica importante, la stiamo usando tanto in questi mesi. Il dietro è con la cucitura sul centro dietro, e ora vi faccio vedere dal rovescio. Non c'è nulla di particolare, ripeto, ma volendo questo modello possa diventare un po' più professionale, perché in quel caso si può fare, solo che io non l'ho voluto fare perché ho intenzione di portarla anche in primavera. Si potrebbe anche foderare entrambe le parti tranne le maniche, non ha senso foderare le maniche, quindi si potrebbe foderare tutto, ma ho deciso che vi farò vedere nei mesi a venire con altri capi di tendenza, e vi farò vedere come foderare una blusa con il taglio raglan, che è una domanda che mi avete fatto tante volte, e in quel caso vi spiegherò come si fa, che secondo me sarà molto più interessante. Qui non c'è nulla di particolare, se uno la volesse foderare basta doppiare i pezzi e la va a foderare. Come vi ho detto non c'è nulla di particolare, è solo rifinita con la tagliacuci. Nelle lezioni ho fatto vedere come far sì che questo sbuffo diventi ancora più importante. Io non lo volevo, cioè l'ho fatto solo vedere, ma non voglio una manica troppo a sbuffo perché io non amo le robe troppo importanti. Mi basta quello che c'è. La blusa, ripeto, non ha nulla di particolare. Dietro alla paramontura, sul davanti non mi è bastato, quindi ho fatto questo tipo di rifinitura che è da principiante proprio. Tagliacuci, cioè rinforzo tagliacuci, e ribattuta un millimetro sul davanti. È una rifinitura che non ha nulla di male, solo che io non l'avrei usata. Se mi bastava il tessuto avrei fatto le paramonture come ho fatto sui polsi e come ho fatto appunto sulla parte del dietro, perché qui mi è bastato, vedete, alla sua paramontura, sarebbero state fatte anche sul davanti. In ogni caso, ripeto, ognuno di voi può scegliere come rinforzare. Per un principiante va benissimo questa
questa rifinitura, per chi è un po' più avanti può utilizzare la fantasia e creare qualche capo un po' più professionale. Io ripeto, nel futuro vi farò vedere anche qualcosa un po' più di diverso, ma in questo momento ho deciso così, intanto perché ripeto, non mi bastava il tessuto, non volevo utilizzare altri tipi di tessuti perché insomma non mi sembrava il caso di andare lì a perdere tempo a cercare di abbinare qualcos'altro. E non volevo neanche utilizzare lo sbergo perché comunque questo qui è un jersey, anche se non sembra, sembra un cotone, in realtà è un jersey in viscosa, è naturale e io questa blusa sono sicura che la sfrutterò tanto. Sono i capi del mese di febbraio. Durante questo mese, appena i nostri ragazzi che ci sono già nel club condivideranno i loro lavori, li condividerò con voi sulla pagina nostra di Instagram, così vedrete anche non solo quello che faccio io, ma quello che riescono a fare anche i nostri allievi. Soprattutto mi stupiscono il fatto che comunque ci sono tantissimi principianti che riescono a fare delle cose veramente come il piumino che vi ho fatto appunto vedere il mese scorso. Ci sono ragazzi che sono all'inizio e sono riusciti a farlo, e questa è la soddisfazione più grande che noi possiamo avere nel club. Oltre a questo, da questo mese abbiamo iniziato una mega collaborazione con una personal stylist, Alessandra Ambrosini, che su Instagram la trovate come Shape Your Style, che ci farà delle lezioni per quanto riguarda la parte stilistica, come capire il proprio fisico, come capire i colori che possiamo indossare, dettagli, tessuti, colori e così via. Quindi è veramente, comincia a diventare un percorso molto interessante, è un percorso che veramente ti completa al 100%, quindi di questa cosa ne sono veramente felice, ma soprattutto ne sono felice che chi ne fa parte continua a farne parte e insomma sono contenti di quello che facciamo insieme. A questo punto vi voglio presentare anche i capi che noi andremo a fare nel mese di febbraio. Nel mese di febbraio noi andremo a fare il pantalone jeans, cioè proprio il jeans skinny, quello che va ristretto sull'orlo, cioè proprio il jeans vero e proprio, e vi farò vedere, cioè farò vedere nel club, nella parte della modellistica, anche come modellare la gamba, che è il pantalone bootcut, che lo chiamano così, che è la gamba stretta fino al ginocchio, dal ginocchio comincia a fare leggermente una svasatura. Quindi tutti e due i modelli nella modellistica vi farò vedere, ma nella confezione farò vedere proprio come fare il jeans skinny, quindi è un capo molto importante. Tantissimo mi avete richiesto questa modellistica anche tanti di voi, quindi se volete insomma vedere come si fa potete cominciare a far parte del club. Insomma, voi sapete che c'è la possibilità di pagare sia il mensile, 6 mesi e un anno, quindi se volete solo il mese di febbraio potete benissimo iniziare a far parte e vedrete tutta la confezione di un vero e proprio jeans. Poi faremo la t-shirt bianca in cotone perché noi nel club non facciamo semplicemente dei tutorial, ma andiamo a creare il guardaroba base di una donna, il guardaroba universale dove fanno parte 16 capi con quali poi si creano diversi look. Quindi è un percorso vero e proprio per creare un armadio in modo tale che quando ti svegli la mattina sai già cosa indossare, ma non stai lì ad aprire l'armadio e pensare mezz'ora, oddio, cosa mi metto oggi, e finire magari poi nella solita tuta. Quindi è un percorso formativo. La t-shirt bianca in cotone, in jersey di cotone, fa parte del guardaroba base di una donna e quindi noi andremo a confezionarla e ci saranno alcune chicche come personalizzarla e farla diventare proprio un bel capo del guardaroba. Il terzo capo che andremo a fare sarà il gilet double face con cappuccio. Cioè, cosa vuol dire double face? Useremo proprio il tessuto double face, quello che si apre, faremo le rifiniture del double face, ma la cosa più bella in assoluto di questo capo sarà il cappuccio. È una modellistica molto interessante, soprattutto utilizzata nel double face, perché voi sapete che un capo double face è reversibile, non ha cuciture da nessuna parte e lo potete portare sia da un lato che da un altro. Sono questi i tre capi che faremo nel mese di febbraio, quindi se avete voglia di vedere, iniziare a far parte della nostra comunità e capire cosa stiamo facendo appunto in questo club, vi invito a iscrivervi. Il primo mese del novembre lo avete gratuito, quindi non dovete neanche pagare. Se invece volete vedere i mesi a venire, proprio appunto come febbraio, quello che staremo a fare, potete iniziare a far parte, insomma, iscrivendovi dal link che vi lascerò sotto nella descrizione del video.
Una cosa che volevo assolutamente specificare è che l'abbonamento, non, quando tu lo vai a pagare mensilmente, non paghi solo il mese di cui fai parte. Una volta che tu hai pagato, che sia all'inizio del mese, a metà o alla fine o quando decidi tu, hai 31 giorni di accesso alla nostra scuola online, al nostro club, dove tu puoi vedere tutti i materiali di quello che abbiamo fatto fino adesso. Quindi non è che uno quando entra a febbraio paga a febbraio e vede solo il mese di febbraio, ma vede tutto quello che è successo da novembre a questa parte, compreso il mese di febbraio. Quindi è una cosa che assolutamente ci tenevo a specificare, perché ho visto che tantissimi non hanno capito. Quando voi andate a pagare un mese di abbonamento, avete 31 giorni di accesso a tutto il materiale del club. Questo è tutto, grazie che siete stati insieme a me fino a qui. Scrivete nei commenti cosa ne pensate dei capi che abbiamo realizzato, insomma, chiedeteci pure informazioni se ne avete bisogno. E ovviamente vi ricordo che oggi è l'ultimo giorno in cui troverete i nostri corsi scontati al 50%. A mezzanotte di oggi scade l'offerta, gli sconti non torneranno fino all'estate, ma da quest'anno non torneranno neanche più il 50% sui nostri corsi. I corsi che ci sono già non avranno più lo sconto del 50%, quindi veramente, se avete in mente, avete intenzione, approfittate, perché un'offerta del genere non faremo mai più. Penso che in questi 3 anni da quando ci siamo abbiamo fatto diverse scontistiche importanti e cominceremo a dare un po' più di valore a quello che stiamo facendo, perché sono delle cose veramente fatte bene, e quindi credo che abbiamo già completato il ciclo del presentarci e far vedere quello che possiamo fare. Per questo ripeto, approfittate, perché veramente sui corsi già esistenti il 50% non tornerà mai più. Al massimo quello che andremo a fare sarà il 10-20%. Grazie a tutti, ci vediamo alla prossima.